Cosa è capitato? Diciamo che all'inizio è stata una trattativa il mio procuratore con sia col Pisa che col Novara, però diciamo che lui, ma a me non mi ha detto, perché ero in vacanza, mi ha detto che il Pisa era stato un po' diciamo più veloce nella trattativa e avevamo trovato un accordo col Pisa. Poi sono andato a Pisa, c'erano dei problemi societari e alla fine abbiamo deciso di rescindere il contratto, perché eravamo andati lì per un progetto, però questo progetto evidentemente non andava, non c'era, perché l'ultima settimana eravamo abbandonati a noi stessi e abbiamo deciso di rescindere. E poi sono venuto qui a Novara, perché comunque il Novara mi aveva cercato anche prima, solo che è stata una questione di tempo, almeno lui mi ha raccontato, perché io ero in ritiro, ero in vacanza, scusa. E quindi alla fine abbiamo rescisso e siamo venuti a Novara. Credo di no, anche io quando sono stato acquistato dal Parma, diciamo io a Parma non ci sono proprio stato, quindi non conoscevo, sono andato subito in prestito al Perugia, sono stato lì, sono stato bene. E poi ho avuto la fortuna che il mio procuratore l'aveva letta prima la situazione del Parma e abbiamo rescisso anche lì. Siamo andati via e sono andato al Benevento poi. Quindi diciamo che non l'ho vissuta la situazione Parma, sono stato fortunato, non ho avuto problemi, quindi... Pisa secondo me è diverso, perché la società c'è. L'unica cosa è che il presidente è stato arrestato, era agli arresti domiciliari, e non c'era nessun altro che stesse vicino alla squadra, nonché il direttore sportivo Lucchesi, che però giustamente lui diceva: per parlare col presidente devo fare 10 passaggi prima che la voce arrivi al presidente. È dura, perché passano dei giorni, non si può parlare direttamente col presidente. Quindi c'era un po' di confusione e alla fine noi giocatori abbiamo deciso di andare via. Sicuramente il fatto che ho giocato sempre al sud, forse proprio per questo, perché fa parte comunque delle mie caratteristiche, essere un giocatore così, che in campo comunque cerca sempre di lottare, di dare il massimo, quindi forse per quello sempre ho giocato al sud, le squadre del sud apprezzavano molto questo. Sicuramente l'esperienza di Novara per me è un'esperienza nuova, perché è un'esperienza al nord che mi mancava, però non nascondo che ho sempre chiesto al procuratore di fare un'esperienza al nord. Quest'anno c'è stata la possibilità di venire qui a Novara e niente, sono contento, cercherò di dare comunque il mio contributo in campo e anche sotto l'aspetto agonistico di dare qualcosina in più. Ma dico la verità, qui di obiettivi non ne abbiamo parlato. Vengo da un'esperienza di Trapani dell'anno scorso, che abbiamo perso una finale playoff, e all'inizio il nostro obiettivo era la salvezza. Io credo che in questo campionato lungo e difficile il primo obiettivo deve essere la salvezza, e comunque non è facile fare 50 punti, anche se hai una buona squadra o se hai un organico per vincere. Il primo obiettivo deve essere la salvezza, perché vediamo il Livorno dell'anno scorso, era partito fortissimo e poi alla fine è retrocesso. Quindi il primo obiettivo penso che per tutti, dalla prima all'ultima, devono essere i primi 50 punti per la salvezza. Dopo che hai raggiunto la salvezza, da lì in poi puoi darti qualche obiettivo in più. Magari a freddo sicuramente ti lascia un po' di amaro in bocca, un po' di delusione, perché ti dico la verità, siamo partiti comunque per salvarci, poi una volta arrivati lì ci credi, cioè che puoi raggiungere l'obiettivo e fa male perdere una finale, anche nel modo come l'abbiamo persa noi, perché sia all'andata che al ritorno abbiamo subito due espulsioni. Credo che all'andata l'espulsione ha caratterizzato un po' tutto, perché dopo 15 minuti in una finale playoff mandi fuori un giocatore per aver allontanato la palla e l'avevi ammonito un secondo prima, sì. Anche lì un buon senso da parte dell'arbitro, comunque ci stiamo giocando qualcosa di importante, e quello comunque ci ha caratterizzato e ci ha lasciato un po' di amaro in bocca. Però poi col passare del tempo ci pensi, hai dato tutto, hai fatto il massimo, però non ci sei riuscito, e quindi pian piano quello passa poi. E diciamo che è stata un'annata bellissima, perché i nostri tifosi non si aspettavano tutto quello che abbiamo fatto, ma nemmeno noi ci aspettavamo tutto quello che abbiamo fatto. Però giornata per giornata abbiamo dato tutto quello che avevamo, e sul campo abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, e alla fine, ripeto, abbiamo perso la finale, è normale che siamo rimasti male, però poi col tempo passa. La maggior parte dei gol sì, sono stati su palla inattiva. Però anche l'anno scorso, proprio contro il mister col Brescia, c'è stata una palla inattiva, quindi sono andato in area, poi
dopo l'azione si stava svolgendo normalmente, stavo rientrando in difesa. Ho visto che la palla riandava in attacco, sono riandato in attacco, ho fatto un gol da attaccante, diciamo, in anticipo sul primo palo. Diciamo che ogni tanto mi piace andare in avanti, anche se non è un calcio piazzato, però quello dipende poi anche dagli allenatori se te lo permettono oppure no. Però diciamo che nella mia carriera qualche gol durante l'anno l'ho sempre fatto, dai 3, 4 gol, 5 gol. L'anno scorso ho fatto il mio record personale di 8 reti, perché venivo da Benevento che ne avevo fatto 6 l'anno scorso. Sì, quello sicuramente mi ha aiutato col passare degli anni, sono maturato e anche sotto questo punto di vista mi sento ancora più forte, perché quando vado in area vedo che gli avversari comunque si preoccupano e lì mi dà ancora più forza, perché mi fanno capire che si preoccupano e siccome a me è una cosa che piace molto andare nell'area avversaria e cercare di mettere in difficoltà gli altri, è una cosa che mi dà ancora più forza. Anche prima parlavamo spesso che c'era stata comunque la possibilità di venire a Novara, lui ne parlava benissimo perché lui è stato qui, ha vissuto degli anni indimenticabili, quindi mi ha parlato molto bene di Novara, della città, della società, della squadra, quindi lui ha dei ricordi veramente belli e ne abbiamo parlato insieme. Mi ha detto che se mi serviva qualcosa lui era a disposizione.